Ciao a tutti, sono Francesca e oggi vi faccio la 24 ore, cioè oggi in realtà da domani perché è sera, però domani devo fare colazione. 24 ore too good to go e quindi appunto per la colazione stasera sono andata a prendere una box. Vediamo quello che c'è dentro. Allora, questa torta con la crema. Quello. Poi abbiamo delle girelle con, mi sembra l'affettato, questo lo do al mio compagno che c'è il booster in mezzo. Questo è uno strudel di mele, credo, una torta di mele comunque. Una brioche, una focaccia, direi che la colazione per domani ce l'ho. Ci sono delle focacce alle olive, alle zucchine. Focacce normali. Poi qua c'è l'affettato in mezzo, credo. E pizzette, cioè pizzette, pizze proprio. Quindi domani mi sa che qualcuno c'ha il pranzo. E vabbè, adesso io mi tengo da parte la mia roba per domani mattina, cioè quello che potrei mangiare domattina, e poi il resto lo lascio al mio lui. Eccoci qua, è il momento di far colazione. Volevo assaggiare un pezzo di questo. E poi un pezzo di girella salata. Adesso metto tutto in un piatto. Ho qua i miei pezzi di girella salata e a torta d'olio. E io direi di partire dal salato. Non è male, è un po' secca. Perché è stata fuori, cioè nel senso di ieri questa brioche. C'è un ballo che farei mangiare di mia figlia. Intanto che al nido lui gli frega i giochi. Diciamo che per 4,99 non è andata male questa Magic Box. Dobbiamo valutare quella della Camps ancora, che la devo andare a ritirare a pranzo, in poche parole. E poi ne ho preso un'altra anche, che si chiama Polle Friends, che fa la Magic Box, che in teoria è già ritirabile, però ci vado dopo. La gira salata è buonissima. Passiamo alla parte dolce. Questa qui è una ciambella con, credo sia, crema di albicocca, cioè marmellata di albicocca. Buonissimo. Dobbiamo valutare pezzo, qualità del cibo e quantità di cibo. Prezzo 4,99. Il cibo è buono, la qualità è veramente alta, alta, e quindi
me è un 10 questa magic box. Adesso mi faccio il caffè, ma non è una cosa di tutto, quindi non me lo bevo con voi. Ci vediamo per il pranzo. Allora, ho ritirato la magic box della cena, perché si può ritirare dalle 8:30 del mattino alle 8 di sera. E vabbè, dal momento che ero lì l'ho ritirata così questa sera. In teoria avevo già il cibo, però vi faccio vedere cosa c'è dentro. Allora, è una polleria che fa anche della roba vegetariana e ho beccato sta roba qua, che non è vegetariana, assolutamente. È questo. Tutto questo 4,99, che forse una cosa fresca al momento ci può stare anche 4,99, ma è roba di ieri o addirittura l'altro ieri, quindi per me questa box non è approvata assolutamente. Adesso io vado a mettere tutto in frigorifero, stasera questa roba qui se la mangia mio compagno, per fortuna lui mangia la carne, però le prime volte che facevano la box questi ti mettevano anche le verdure gratinate, il pollo, cioè molta più roba. Adesso invece zero. Visto che nella Magic Box non c'era niente per me, quindi dovrò praticamente attendere le 2 per pranzare, mi finisco questo adesso. Buono questo, anche adesso che l'ho appena tirato fuori dal frigo, non dal freezer, stavo per dire freezer, è buono. Ci vediamo dopo con la Magic Box della Kamst. Non so se c'è anche da voi la Kamst. Io in alcune mense in cui ho lavorato la Kamst ci portava il cibo, ecco, e quindi sono curiosa un pochettino di vedere quello che c'è, anche se sicuramente sono cose che ho visto e rivisto e va bene. Ci becchiamo dopo. Qui ho la Magic Box del pranzo. Abbiamo le carote. Questi sono spaghetti normali. Questi sono spinaci col formaggio che io non mangio perché c'è il taglio. Salsiccia che la lascio a qualcun altro. Poi qua abbiamo delle altre cose che non so, secondo, non vorrei che fossero dei sughi, vi dico la verità. Eh sì, sono dei sughi. Io sta roba non me la mangio. La lascio per qualcuno stasera, per cena, per domani sera, cena massimo. E non vorrei che qua ci fosse la stessa cosa. Sì, c'è la stessa roba. Allora, adesso mi mangio la pasta e stasera ho le carote. E poi forse ho anche due patate. Vediamo, di quelle lì del pollo, perché comunque ci sono anche le patate dentro, quindi potrei fare carote e patate stasera. Dai, polenta questa. Questo è sugo e questa è polenta. Quindi stasera volendo c'ho la polenta. Ottimo. Ah, comunque voto 3,99 tutta sta roba qua. Bell'otto ci sta. Sto mettendo gli spaghetti nel piatto. No, non c'è olio, non c'è neanche tanto olio. Io non digerisco l'olio, quindi meno unto mangio, meglio è. Questi qui sono solo spaghetti in bianco e quindi va bene così. Adesso li metto nel microonde e poi ce li mangiamo assieme. Ok,
mangiamo questo piattone di pasta assieme. Questo è probabilmente, secondo me, visto che io ho lavorato nelle mense scolastiche, avevano fatto degli spaghetti in più senza sugo per qualche bambino che ha le diete. E sono rimasti. Però ripeto, sì, sono senza olio, senza niente. Sono anche scotti, tra l'altro. Però va bene così, dai. Non so se lo mangerò tutto, eh. Una fame della... tanta fame. Però mi sa che non lo mangerò tutto. Provo anche a lasciarlo lì, boh. Buona però. Direi che a sto punto la merenda la saltiamo oggi perché sono le 2:10 del pomeriggio, quindi la saltiamo. Ci rivediamo dopo direttamente per la cena. Comunque sto finendo il piatto. Piatto terminato. E adesso io bevo il caffè, però separatamente da Tubutubo, cioè da questo video qui, 24 ore Tubutubo, perché il caffè, ripeto, non fa parte di... Comunque un piattone così in 4 minuti, avevo fame. Ci vediamo stasera con le carote e forse la polenta, adesso vedo. E... ci becchiamo stasera. Questa è la mia umile cena. Eccoci qua alla fine del video. E... peccato che però nelle box non c'era anche qualcosa da bere, perché sennò il video era più completo, ecco. E infatti, a parte le box di Too Good To Go, ho bevuto acqua, caffè e Coca-Cola zero. Se queste cose erano presenti nelle box, il video era più completo, ecco.
Ho già pensato ad altre challenge da fare e vi dico già quali sono. Praticamente si intitoleranno Mangio solo cibo vegano per un giorno e Mangio solo cibo vegetariano per un giorno. Sono challenge molto simili, però sono diverse. E vi dico la verità, io ho già tutto quanto in casa perché ho intenzione di farle settimana prossima. Oggi è venerdì, quindi pensavo di farle tra lunedì e mercoledì, in quei 3 giorni di ECO, per esempio, o lunedì e martedì, oppure martedì e mercoledì, ECO. Perché essendo che è cibo che ho già in casa, mi è anche più facile farle come challenge. Perché quelle di Too Good To Go le devo fare nei giorni in cui non vado a lavorare, perché se no non ce la faccio. Beh, sì, comunque mi è piaciuto molto tutto ciò e quindi magari rifarò questa challenge, però cercando posti un pochettino diversi, perché sennò rischiamo di beccare sempre box molto simili. E la polenta era buona, vi dico la verità, l'ho mangiata, era molto molto buona. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!